Buonasera. Per parlarvi di finzione, questa sera vorrei portarvi con la mente a una serata di molti secoli fa, in un posto completamente diverso da questo caldo abbraccio romano, e per l'esattezza in una città che oggi si chiama Neuburg am Donau, dove la notte dell'11 novembre 1619 il giovane Cartesio, all'epoca 25enne, si trovava quartierato durante la guerra dei Trent'anni in una casa isolata ma ben riscaldata da una grande stufa. In questa casa isolata Cartesio fa due esperienze veramente fuori dal comune. Fa di seguito tre strani sogni che sono riportati dal suo fedele biografo Adrien Bailly, nella celebre Vita di Monsieur Descartes, risalente al 1691, e contemporaneamente si rende conto, in modo ancora intuitivo, ma già chiaro, della necessità di costruire un metodo conoscitivo basato su una certezza inoppugnabile. In effetti, nella prima delle meditazioni cartesiane, che sono un po' il capolavoro filosofico di Cartesio, Le meditazioni metafisiche composte verso la fine del 1639, Cartesio sembra ricordare quell'inverno di quasi 20 anni prima. Sostenendo di essersi reso conto della necessità di rimettere tutte le vecchie opinioni in discussione, inizia a porre sotto critica la testimonianza dei sensi. I sensi, come è noto, talvolta ci ingannano. E anche l'evidenza più lampante, quella di essere qui in questo momento, dice Cartesio, potrebbe essere effettivamente messa in dubbio. Per citare Cartesio stesso, egli dice: il fatto che io sia qui seduto accanto al fuoco, con indosso una vestaglia, con in mano dei fogli di carta e altre cose del genere, ecco, quante volte nel riposo notturno ho creduto di trovarmi in questa situazione, seduto accanto al fuoco, mentre invece ero svestito, mi trovavo a letto sotto le coperte. E prosegue. E mentre rifletto con maggiore attenzione su tutte queste circostanze, constato con grande chiarezza che non ci sono indizi sicuri per distinguere il sonno dalla veglia, cosicché ne rimango stupito. E questo mio stupore è tale che quasi mi convinco di dormire. À mi-chemin, il se gara sur le bas-côté, derrière un bosquet couvert de neige. L'air était vif, chaque respiration produisait un jet de vapeur qui tourbillonnait dans la lumière du soleil. Il prit le temps de rouler le bas de son pantalon. Ses joues étaient rouges. On ne pouvait pas en dire autant de celle de sa passagère. Avant de s'occuper d'elle, il consulta ses messages, vérifia qu'une partie du monde n'avait pas été rasée dans la nuit ou infestée par un virus. Mais les journaux n'annonçaient rien de tel. Au menu, beau temps, froid et sec, sauvagerie ordinaire ici et là. Il opina brièvement du chef et se prépara mentalement à la montée. Le sentier était raide, escarpé, à peine praticable, certains passages acrobatiques. Il allait arriver là-haut totalement en nage, à bout de souffle,
couvert de sueur glacée, et il réapparaîtrait devant ses étudiants un peu plus froissé, débraillé qu'il ne l'eût souhaité. Mais les événements en décidaient autrement et tout homme devait s'y plier. L'étudiante avait viré au gris bleu, non qu'il fît particulièrement froid. Quelle misère, songea-t-il en se penchant sur elle et l'attrapant sous les aisselles, le cœur serré. Quelle tragédie c'était quand on y pensait, fauché si jeune, comme c'était absurde, comme c'était révoltant, et comme c'était un vilain tour qu'on lui jouait à lui aussi, comme c'était un sale tour qu'on lui jouait d'avoir fait claquer cette pauvre fille sous son toit, dans son lit. Appetite. In April, Diane and Jeremy Johnson flew to Arizona to visit their son. They stayed at a resort in the foothills, not far from their son's house. Their room looked out over a huge saguaro cactus and also the swimming pool. "You know what I've been thinking," Diane said, turning back toward the bed where her husband sat with his phone, texting or checking email. "That I've always had an appetite for life." This seemed to her to be suddenly and exactly true, and a slight thrill went through her. All of life surrounded her, splendid as fresh water, and she wanted to gulp it down. One second, Jeremy stood and went to the window, still typing into his phone. "You have an appetite for life? Who doesn't have an appetite for life?" Diane stood and stretched her arms high. "Tons of people, Jeremy, all walking around looking worried. I don't call that an appetite for life." His silence made her think he had lost interest, but when she dropped her arms and looked at him, she was surprised to see that his own face looked worried. He was pale. She felt she had not realized, after all these years, that he had so many freckles. And then instantly, he looked himself again. "You're a good person, Diane," he said. He closed his phone and slipped it in his pocket. She answered playfully, "Does a good person mean I'm a middle-aged woman with a thickening waist who raised your kids and did your laundry?" The look of almost pain crossed his face again. "Honey, I'm kidding," she said. She walked toward him, her hand outstretched, but he was crossing to the suitcase, which lay open at the foot of the bed. He said, "I really don't want to listen to Ariel tonight, going through her endless compendium of complaints."